Benvenuti alla penultima puntata della nostra van conversion, della conversione del nostro furgone, quindi della camperizzazione del nostro furgone. Oggi parleremo di impianto elettrico. Partiamo dai fondamentali. Il nostro impianto elettrico è costituito da una batteria litio-fosfato da 300 A, da 600 watt di pannelli solari, quindi 2 da 300 messi sul tetto, e da un inverter da 3000 watt. Seguo sempre la regola della proporzione 2-1-1, quindi 2, in questo caso 600 watt di pannelli solari, 1-1, 300 ampere di batteria, 3000 watt di inverter. Se volessi avere dei pannelli solari più piccoli, mettiamo 400 watt di pannelli solari, probabilmente metterei un inverter da 2000 watt e una batteria da 200 A litio fosfato. Questa è in generale una regola che mi piace seguire per avere un circuito elettrico abbastanza calibrato. La mia batteria di servizi è di marca Romer, è una marca britannica, l'ho presa nel Regno Unito, l'ho comprata nel Regno Unito. È altamente efficiente, è una delle migliori sul mercato attualmente, lo spiega anche il prezzo, sono abbastanza costose, però ne vale la pena. Pannelli solari sono della marca Photonic Universe, l'ho presa anche lì nel Regno Unito, e il mio inverter che è questo qui, batteria che è in quel vanetto lì, ovviamente ci posso, qui andrà a letto, però se io devo fare dei lavori rimuoverò una trasversa dal letto e il materasso e posso comodamente accendervi da qua. Allora, la mia batteria è all'interno. Dalla batteria parte il cavo positivo e negativo, cavo negativo che arriva a un interruttore molto importante se si vuole isolare il circuito in tempo zero per necessità o lavoro di manutenzione. Questo è importantissimo. Di ritorno il cavo negativo va al mio computer Victron Energy. Questo è collegato a questo piccolo computerino. In questo caso, come vedete, mi serve a capire quanta percentuale di carica ho nella mia batteria. Di ritorno il mio cavo, che è un cavo da 120 mm. Come ho fatto a saperlo? Sono andato su internet e ho semplicemente scritto in inglese quale cavo supporta un invertitore corrente da 3000 watt e vi verrà fuori un cavo da 120 mm, semplicissimo. Quindi cavo da 120 mm negativo che mi arriva nella bus bar negativa e cavo positivo che mi arriva nella mia bus bar positiva, che è questa qua. Allora, cosa sono le bus bar? Le bus bar sono essenzialmente delle barrette alle quali si collegano tutti i cavi negativi e positivi per dare una sorta di pulizia, di ordine all'impianto, perché poi in uscita ce ne sarà poi solo uno di ritorno che va alla batteria. Quindi da tutto il mio impianto, di tutti i miei cavi positivi e negativi arrivano qua. Finiranno tutti nel positivo e tutti nel negativo, e poi dal positivo e dal negativo usciranno soltanto due cavi che andranno a batteria. Ovviamente il cavo positivo e negativo giungono al mio invertitore di corrente. Invertitore di corrente cosa serve? Serve a trasformare l'energia 12 volt in energia disponibile 220-230 volt. Perché? Perché altrimenti sarebbe difficile vivere sul furgone avendo a disposizione soltanto 12 volt di corrente elettrica. Per intenderci, con 12 volt di corrente elettrica si possono azionare ovviamente i faretti LED, vedete, la ventola di reazione. Possiamo lavorare sul frigo, possiamo lavorare sulla ventola nel mio bagno, possiamo lavorare su quelle ventoline qui che ho inserito.
ma non potremo lavorare 12 volte su un, ad esempio, per quanto riguarda asciugacapelli, un bollitore di acqua, una friggitrice aria per caricare i cellulari. Quindi, secondo me, il 12 volte, il 220 volte è essenziale, quindi un invertore essenziale, anche perché io, come vi spiegavo prima, vi ho fatto vedere nella scorsa puntata, noi abbiamo il Truma da 14 litri. Questo lavora a 220 volt, quindi è essenziale averlo. Adesso passiamo al mio sistema Victron, ok? Sono andato sulla marca Victron perché è quella più efficiente sul mercato, quindi volevo che l'impianto mi rendesse al massimo. Seppur avendo scelto un invertitore di marca diversa, perché gli invertitori Victron non sono, hanno dei prezzi fuori dalla mia portata. Comunque, partiamo da questo. Allora, questo è essenzialmente un regolatore di carica. Adesso vi spiego come funziona. I pannelli solari che io ho sul tetto incanalano energia che assorbono dal sole e la mandano attraverso due cavi elettrici, negativo e positivo, al mio circuito. Non possono essere collegati direttamente alla batteria perché è una corrente elettrica non omogenea, ovviamente dipende dalle condizioni climatiche, ambientali e quant'altro, e meteo. Quindi l'energia mi arriva al mio regolatore di carica e la corrente elettrica 12 volt in modo omogeneo alla mia batteria, quindi evita che la batteria si rovini praticamente tempo zero. Questo è un Victron MPPT 150. MPPT sta a indicare, cioè cosa vuol dire? Maximum Power Point Tracking. Cosa vuol dire? Che questo mi riesce a catturare e trasferire alla batteria la massima energia solare che il pannello può catturare. Quindi la massima quantitativa di energia catturabile dal pannello viene catturata e viene trasferita sotto forma di corrente 12 volte alla mia batteria. Perfetto, efficientissimo. 100 è il wattaggio massimo che i pannelli solari accettano, e 50 sono gli ampere massimi che possono essere trasferiti alla batteria. Quindi questo è efficientissimo. Quest'altro apparecchietto è un caricatore batterie, è Orion Tier Smart. Questo collegato all'alternatore attraverso due cavi elettrici che passano sotto il mio pavimento e si collegano direttamente alla batteria. Tramite questo apparecchietto l'alternatore, quando il motore è in funzione, trasforma l'energia meccanica in corrente elettrica. Il surplus, quindi prima fa caricare la mia batteria del furgone, il surplus che altrimenti sarebbe disperso, non utilizzato, viene incanalato da questo strumentino e questo strumentino, attraverso una serie complicatissima di algoritmi che non so neanche da dove si possa partire per spiegare, mi va a dare la corrente elettrica alla mia batteria. Quindi questo è un caricabatterie, essenzialmente un caricabatterie, mi carica la batteria tramite l'energia presa dall'alternatore. Questo invece è il Blue Smart Charger, che è l'ultima generazione di caricatori di batteria che prendono la corrente elettrica dalla colonnina, quindi dai servizi esterni 220-230, e la trasformano in 12 volt utilizzabile per la batteria. Ovviamente è adattabile alle batterie a litio, come vedete, quindi perfetta. Questi due apparecchietti sono corredati da dei fusibili interruttore, quindi io ne ho installati uno per il caricabatterie da alternatore, uno per i pannelli solari e uno che è questo, che è per l'invertitore di corrente. Ovviamente quello per l'invertitore di corrente sarà da 300 ampere, questi saranno un pochino più bassi, questo, se non mi sbaglio, da 60 e questo da 40 ampere. Quindi questi cosa essenzialmente mi fanno? Mi vanno a staccare l'impianto elettrico nel caso di surriscaldamento o eccessiva produzione di corrente, quindi mi vanno a salvare un pochino l'impianto, ok? Quindi cavi positivi e cavi negativi di questi tre apparecchietti arrivano alla mia busbar. La busbar, ovviamente, ecco, sono collegati i cavi che vanno all'invertitore,
e i cavi che vanno alla batteria. Ma dalla bus bar escono anche che cosa? I due cavi elettrici che mi azionano, che mi arrivano alla scatoletta dei fusibili. Qui sono collegati tutti i miei impianti 12 volt sul furgone. Prese USB, la lampada di lettura, la pompa dell'acqua, i mini fan, il frigo, la ventola di aerazione, la sonda dell'acqua nella water tank e quant'altro. Sul mio impianto, ovviamente, è importantissimo che ci sia una bella reazione. Quindi, ovviamente, questa parte che sarà sotto al letto, questa parte rimarrà aperta. Ho fatto le due bocchettine d'aria. Okay, che mi fanno uscire e girare, circolare l'aria. C'è una presa esterna dell'aria che avevo montato, che vi avevo già fatto vedere, che mi fa entrare un po' di aria fresca dall'esterno. E poi ho montato queste quattro ventoline da computer, che ovviamente tramite un comandino semplicissimo si azionano. Vedete, dove c'è la friggitrice aria? Ho una ciabatta, perché là sarà collegato per esempio il bollitore che vedete in alto e magari quant'altro. Quindi la mia ciabatta è collegata al mio invertitore corrente tramite questo salvavita. Cioè, questo salvavita, seppur l'invertitore corrente è acceso, io posso attivarlo, disattivarlo e dare corrente o no alla parte della cucina. Tutta questa scatoletta che voi vedete, cioè all'interno non c'è niente. Queste scatolette io le ho fatte solo per proteggere Le ho fatte solo per proteggere i fusibili dell'interruttore. Queste scatolette le ho messe per proteggere i cavi che vanno alla mia scatoletta dei fusibili, e queste per proteggere i cavi con la tensione notevole che mi partono dalla batteria. Quindi è tutto a prova. Cioè, io posso toccare a tutte le parti, sono sicuro che non prenderò corrente elettrica. Questo perché? Perché all'interno qui, il sotto del letto sarà riempito con un bel po' di cose. Ma veniamo un po' alla mia parte dei comandi. Allora, questa è, come vi facevo forse vedere prima, è il computerino che mi rileva la quantità di acqua tramite la sonda all'interno della water tank. Abbiamo il mio telecomando per la ventola da soffitto, che adesso è già azionata. Questo è il mio computerino che mi dice il livello di carica della batteria. Questo è il computerino per l'accensione dell'invertitore corrente, quindi non devo azionarlo manualmente, ma posso solo azionarlo da qua. Come vedete, adesso vedete, è acceso. Questo è il pulsantino per l'accensione del boiler dell'acqua calda. Dopo 70 minuti avrò disponibilità di acqua bollente. Ovviamente questi sono i comandini del mio impianto a 5 LED. Questo è per il mio impianto a un LED. Questo è il mio impianto per la ventola a soffitto e questo è il mio impianto per le ventoline. Passiamo al bagno, che non vi ho ancora fatto vedere ultimato. Allora, questo è il bagno ultimato. Avevo modificato, grazie a mio padre, il pianale, perché era bruttissimo quello che avevo fatto. Ho messo questo spessorino così l'acqua non fuoriesce dalla doccia. WC compostabile di cui vi avevo già parlato. All'interno del mio bagno ho il mio LED, come vedete si illumina ampiamente, e poi ho la mia ventolina che mi aiuta per l'eliminazione di odori, ma anche di umidità. Come vi dicevo, veniamo alla parte elettrica vicino alla cucina. Quindi io ho una ciabatta, quindi collegata alla mia ciabatta ho la friggitrice aria. Piccolo bollitore dell'acqua e poi ci potrò collegare tantissime altre cose. Vi faccio già vedere anche il frigo. Questo frigo lavora 12 volte, c'è la funzione freezer e la funzione frigo. Ok, adesso non ho ancora riempito, ma ho solo messo un po' di acqua, un po' di latte, e c'è la funzione freezer qua sopra. Spero di esservi stato un pochino chiaro a livello di componentistica elettrica. Ovviamente ogni piccolo apparato, che sia
l'impianto LED, la ventola di aerazione o quant'altro, ovviamente vanno poi collegati con cavi negativi e positivi appositi, dimensioni apposite, fatti passare praticamente all'interno di tutta la struttura del furgone e fatti arrivare alla scatoletta dei fusibili. Questo lavoro lunghissimo che richiede tempo, che richiede pazienza. L'ultima parte che mi mancava di descrivere è il mio diesel heater, il riscaldatore a diesel. Questo ovviamente, come dice la parola stessa, funziona a diesel. La tanichetta io l'ho fissata la parte esterna del furgone. Dall'altra parte della parete, cioè da lì passano i cavi, c'è cioè la pompa del diesel e tutto arriva qui. Bisogna furare il pianale per avere due uscite, una per la marmitta catalittica da una parte e l'altra per pescaggio di aria fresca. Ovviamente anche questo lavora a 12 volt, quindi collegato là, e al suo computerino dal quale posso accedere qui. Ma tranquillamente, se questo va messo ovviamente in un'altra parte, ma tranquillamente io posso accedere a qua. Rimane ancora solo un video che volevo che farò, e sarà il video del tour completo del furgone, che farò probabilmente domani, che farò nei prossimi giorni, quando il letto sarà montato, quando sarà tutto in ordine, e farò vedere il risultato di questi 9 mesi di duro lavoro da solo. E poi negli ultimi giorni mio padre mi ha dato un grandissimo aiuto nel terminare il bagno, soprattutto nella parte idraulica. Quindi ciao a tutti.